Istituto Superiore della Sanità, dimissioni con un po' di polemiche? Non polemiche, una constatazione, non certamente nei confronti del Ministro, però c'erano, c'è stata anche la dimostrazione in questi giorni, autorevoli esponenti del Governo che avevano, esprimevano delle posizioni a volte scientifiche, a volte come quella sui vaccini, francamente antiscientifiche. Per cui ho pensato che era meglio recuperare correttamente una forma di libertà per esprimere le proprie opinioni, che poi sono le opinioni dell'evidenza scientifica. Quindi non c'è stato un feeling tra le iniziative che vennero prese al tempo suo e l'attuale governance politica? Ma diciamo che io avevo ancora un anno di mandato e ho pensato che forse era opportuno, visto che per esempio su alcuni argomenti, la salute dei migranti è un altro argomento, i vaccini l'abbiamo già citato, lo smaltimento dei rifiuti con i termovalorizzatori, e insomma chi presiede l'organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale deve sempre dire la verità, e quindi non è che deve tacersi o autocensurarsi perché questa verità nel momento storico politico del Paese non fa piacere al Governo, ma penso che vada bene per loro e vada bene anche per me. Allora, parliamo di un'altra cosa. Vaccini, no? Sentiamo sempre il tema dei vaccini. È stata inaugurata qualche giorno fa a Padova un'esposizione proprio per sulle vaccinazioni. Ecco, è nata sotto l'egida Ricciardi dell'Istituto Superiore della Sanità questa cosa? Sì, questa è stata proprio una mia idea, come d'altra parte è stata una mia idea quella di creare all'Istituto Superiore della Sanità un museo, diciamo un museo scientifico, perché ritengo molto importante che le istituzioni pubbliche si avvicinino ai cittadini con un linguaggio comprensibile per loro su argomenti come possono essere la scienza o specificamente dei vaccini. Questa mostra è stata 6 mesi proprio nel museo dell'Istituto Superiore della Sanità e poi avevamo avuto diverse richieste di farla girare, abbiamo avuto quando ero lì e so che appunto la prima che è stata accolta poi dopo le mie dimissioni è stata quella del Veneto, del Museo di Storia della Medicina. Sono molto contento perché è una mostra molto come posso dire, facile da utilizzare anche per i bambini, insomma per spiegare a tutti concetti anche difficili come l'immunità di gregge, c'è un cartone animato che lo fa capire, ci sono delle simulazioni e mi dicono che sta avendo molto successo, di questo sono contento. Parlavo qualche tempo fa con un collega, no? Un collega medico, e gli raccontavo di una mia, purtroppo un evento spiacevole, sono andato al Verano per un funerale e lì ho cominciato a vedere tutte quante tombe di bambini, 916, quella è la spagnola e forse quello è una grossa scuola di far capire cosa è successo. Sì, io credo che a volte, anzi molto spesso, troppo spesso nel nostro paese si dimenticano tragedie terribili che succedevano, si pensa che le malattie sono scomparse, invece ai genitori bisogna spiegare che quelle malattie che nel 2016 hanno fatto morire centinaia di migliaia di persone sono ancora circolanti, quei germi ci sono, soltanto il vaiolo è stato eradicato, gli altri ci sono tutti e nel momento in cui non continuiamo a vaccinare questo espone i bambini ma poi anche gli adolescenti, gli adulti a delle malattie terribili e purtroppo molto spesso ecco con la persuasione non riusciamo a farlo. Dio non voglia che appunto ritornino malattie come quelle di un tempo che fanno strage delle persone più vulnerabili. Però la linea governativa è che Salvini dice che no all'obbligo assolutamente proprio in questi giorni che scade il 10 marzo il limite della legge Lorenzin. Ma per me è veramente incomprensibile perché è un'affermazione, come posso dire, priva di fondamento scientifico, perché in Italia abbiamo migliaia di bambini che non si possono vaccinare perché sono malati o perché sono immunodepressi e hanno il diritto di andare a scuola. È anche un'affermazione priva di valore etico perché esistono bambini di serie A, di serie B, cioè un bambino che ha la leucemia e che l'ha superata con delle chemioterapie aggressive non ha il diritto di andare a scuola. Per me è veramente incomprensibile, è anche uno dei motivi per cui me ne sono andato all'Istituto Superiore di Sanità.